Giordani, Meola, Moscarino, Lucido. Allora, dicevo, Giordani, Meola, Moscarino, Viscido, Patti, Puleo, D'Angelo, De Rosa, Maiella, Esposito e Bianconi. Si inizia subito con il Trapani, una bella squadra. Poi c'era anche un po' di veleno per la questione di un dirigente che aveva detto delle cose sul Trapani che poi puntualmente sono state sconfessate dal campo. Diciamo che la situazione è un po' imbarazzante. Comunque l'Avellino ha giocato una buona gara. Frutto, secondo me, ecco, di errori anche da parte di questa, un'azione dei primi minuti al quarto, una buona gara con alcuni giocatori, l'esordio non direi al meglio di D'Angelo, lo vedremo nella cronaca. Adesso c'è un'azione del Trapani, vediamo, la conclusione è la rete, ma siamo praticamente in un'azione che viene comunque non convalidata. Adesso attenzione ancora al Trapani, Giordani che oggi, come dicevo, ha giocato malissimo. Qui invece c'è una conclusione, vediamo, respinta dall'estremo difensore del Trapani. Adesso è Moscarino, guardate la palla che esce al 24esimo di un soffio a destra del difensore del... Adesso incomincia a piovere davvero molto con insistenza. Qui c'è il Trapani con i giocatori, e vedete l'azione di Maiella, guardate cosa riesce a mangiare lo Salomeo sullo 0-0. Sinceramente avrebbe potuto cambiare la partita, invece questo è il gol che arriva al 49esimo, uno svarione della difesa dell'Avellino con Giordani che, diciamo, non è esente da responsabilità. Il pubblico sbaglia perché fischia i lupi, riprende la gara, siamo appena al 49esimo e vediamo che chiude il Trapani, chiude la gara, vedete, con questa azione. Vorrei che faceste anche voi caso alla posizione e quindi al gol, con la responsabilità anche da parte del, purtroppo mi dispiace dirlo, del portiere. 2-0, l'Avellino invece sul 2-0 riesce a mangiarsi un gol incredibile con Romano e a subire l'ennesimo, ecco, vedete Romano cosa riesce a mancare. E poi c'è subito dopo un'azione, spero sia stata montata, di un gol che viene annullato. Qui poi fa accademia addirittura il Trapani sul 2-0, vuole anche umiliare un po' l'Avellino, avrebbe fatto meglio secondo me a fare attenzione. Qui mi pare che ci sia addirittura un gol che viene annullato per un sospetto fuorigioco da parte di un giocatore. Vedete le segnaline di destra, chiaramente ci sono molte polemiche, viene ammonito Romano. Quindi insomma all'interno di questo, Mario, all'interno di questo assunto di gara ci sono anche i presupposti per dire che la Vina avrebbe potuto anche pareggiare o addirittura passare in vantaggio sullo 0-0 per quello che è riuscito a fare Maiella. Ancora adesso Romano, vedete, sul secondo palo, la palla a girare esce. Quindi Avellino sicuramente non meritava i due gol di scarto, questo purtroppo va detto. Ma spinti soprattutto nel secondo tempo, primo tempo poteva chiudersi, ho detto anche durante la partita, 1x2, 5 occasioni, 3 delle quali nitidissime da gol per Avellino, non sfruttate, clamorosa quella di Maiella sul finale. Purtroppo un attaccante come Maiella non può permettersi, anche dall'alto della sua classe, di commettere certi errori. Rosario purtroppo ha sbagliato, ci può scappare, 2 minuti dopo ha preso il gol del vantaggio, poteva terminare 1x2 il primo tempo. Il secondo tempo è partito peggio del primo, hai beccato gol dopo 3 minuti, sempre dalla stessa fascia, non mi stancherò mai di dirlo, senza crocifiggere i vari Serao, Meola, tutti coloro che si sono avvicendati sulla corsia destra difensiva. Purtroppo lì è un disastro, il 90% dei gol e più che subisce dall'Avellino arrivano da quel sito, che non può essere assolutamente un caso. Ha preso subito il secondo gol, non è costruito più niente perché è subentrato anche lo scoramento, la stanchezza. Il Trapani non a caso aveva 11 punti più di te, 2 occasioni sui piedi di Romano, anche lui oggi purtroppo con le polveri bagnata, qualche impostazione iniziale secondo me sbagliata. Vado subito nel merito della situazione, ti parlavo del settore destro del campo, ha giocato una buona partita a Mazzara del Vallo, per non dire eccellente, Caso che oggi non è stato neanche convocato. Sì, qualcuno dirà per la storia degli under, ma hai tenuto fuori Disanto, hai fatto esordire D'Angelo che purtroppo è stato adattato in un ruolo non suo, quando avevi Disanto che di ruolo in
quello spot, qualcosa l'hai sbagliata anche nella gestione tecnica secondo me, e il Trapani è più 14 ed è meritatamente la capolista del girone, c'è poco da dire. Innanzitutto posso dirti, questa è un'anteprima se ti interessa, insomma, che Apuzzo probabilmente ha terminato la stagione, quindi gioco forza dovrei tornare sul mercato per assicurare un secondo a Giordani, che è stato molto bravo nelle ultime partite, ma oggi purtroppo, per quanto è stato bravo nell'evitare un paio di gol nel secondo tempo, ne stava procurando altrettanti, e sul secondo gol ha enormi responsabilità. La Lina probabilmente da oggi, anzi sicuramente, perde il fardello di dover vincere a tutti i costi questo campionato. È una squadra di alto livello, di medio-alta classifica, non da primo posto, non può essere un caso essere a meno 14 da una squadra, a meno 10 da un'altra, può centrare i playoff, però deve assolutamente cambiare rotta in casa. Io ho detto il 2010 deve cambiare, l'avendo passo in casa, ha lasciato tantissimi punti nel girone d'andata, li ha fatti fuori casa, doveva confermarsi fuori casa, cominciare a macinare il gioco in casa, punti in casa, siamo partiti malissimo, se la Villa non si dà una mossa non disputa neanche i playoff. Io penso sia una squadra da playoff a mani basse, però purtroppo se non fai punti le chiacchiere restano a zero. Tantissimo, una prova assurda, non me l'aspettavo comunque, proprio la squadra non c'era in campo, anche se il guardaline, devo dire che col gol annullato per me c'era comunque, però non posso addebitare tutto al guardaline, all'arbitro, la squadra non c'è. Guarda, sulla curva parlavano addirittura della salvezza, io non miro alla salvezza, cioè almeno ai playoff spero che arriviamo. Adesso sembra 6 o 9 punti saranno distanti, fino all'ultimo ci credo, anche se la speranza adesso sta un po' svanendo purtroppo. Penso che ormai i giochi per la promozione diretta ormai sono preclusi. Infatti ora l'Avellino deve puntare soprattutto al mantenimento della categoria e poi tirare le somme a fine campionato per vedere se riesce ad aggrappare qualche posto per i playoff. Avete visto che ogni volta c'è il filmato, c'è quella musichetta iniziale, quella non è altro che l'inno dei dilettanti, l'inno di tutti i dilettanti praticamente.